Sì, parliamo della la moratoria e concessioni di derivazione nel bacino del fiume Serio, perché partiamo da un dato di fatto. In data 26 aprile sono state richieste due istanze di verifiche assoggettabilità a VIA per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici denominati Vertova 1 e Vertova 2 nei comuni appunto di Vertova e di Gazzaniga. Tali impianti idroelettrici dovrebbero sfruttare le acque del torrente Vertova, che è un affluente della sponda destra del Serio, e i progetti prevedono delle condotte forzate in cui verranno immesse le acque derivate che poi vengono rimesse nel torrente Vertova. Il 13 giugno è stato effettuato un sopralluogo istruttorio con provincia, comunità montana e comune di Vertova. Nel mentre il comune di Vertova ha formulato delle proprie osservazioni, sottolineando appunto che l'ambito in cui dovrebbero sorgere queste centraline idroelettriche di derivazione è un ambito di elevato pregio naturalistico e ambientale. Chi non conosce la Val Vertova, io invito tutti i consiglieri regionali ad andare a farci un giro, soprattutto d'estate, perché è davvero un piccolo angolo di paradiso in Val Seriana che attrae, soprattutto durante il periodo estivo, numerosissimi turisti, e la presenza di future centraline di derivazione potrebbe compromettere, oltre che l'ecosistema, anche l'attrattività turistica dei territori. Abbiamo parlato prima di come valorizzare i territori montani. Ecco, questo è il modo in cui non possiamo e non dobbiamo valorizzare i territori montani. Ci sono territori che attraggono turisti per il loro pregio naturalistico. Mettendo questi artifici, queste centraline di derivazione idroelettrica, rischiamo di far scappare le persone e di svuotare ulteriormente l'attrattività, di limitare ulteriormente l'attrattività dei nostri territori montani. Abbiamo anche altri problemi sul fiume Serio. C'è stato un dibattito anche interno alla stessa maggioranza qualche mese fa sul deflusso minimo vitale. Ci sono state delle problematiche, visto che il fiume Serio ha già una trentina di centraline sia sul fiume che sugli affluenti, che hanno nei primi mesi di gennaio e nel finire del 2015 hanno portato a grossi problemi di deflusso minimo e quindi di presenza di acqua, andando a modificare l'ecosistema del fiume. E vorrei anche far notare che i controlli che sono stati fatti e che servono poi per dare anche le concessioni sul deflusso minimo di tutti i fiumi della Bergamasca sono stati 10 nell'anno del 2015. Noi riteniamo che 10 controlli su tutti i bacini idrici bergamaschi siano molto, ma molto pochi, soprattutto perché questi controlli all'interno del fiume Serio sono stati 2 in un anno, considerando sia il fiume principale che tutti i suoi affluenti. Sinceramente ci domandiamo come possa essere valutata l'effettiva portata del fiume quando si fanno 2 controlli in un anno. Basta farlo nella stagione giusta, basta farlo in questo periodo dopo un mese di piogge, che sicuramente non ci sono problemi e possiamo creare e costruire centraline in ogni dove. Se poi ci sono dei periodi invece di maggiore siccità, già ci accorgiamo che esiste già un problema di siccità e di deflusso minimo nel fiume Serio. Per di più, se noi entriamo nel programma energetico ambientale, quindi nel PEAR di Regione Lombardia, leggiamo che dal punto di vista della produzione energetica la montagna offre possibilità particolarmente elevate nel campo idroelettrico, che però è una minaccia significativa e tuttavia è costituita al continuo aumento del numero degli impianti di derivazione per la produzione di energia idroelettrica, che comportano impatti sull'ambiente riconducibili non solo alla modificazione del regime idrologico, ma anche alla rottura dell'equilibrio e della naturalità del sistema. Penso che siano delle valutazioni abbastanza importanti per farci dire che va fatta davvero una valutazione. Quello che noi chiediamo poi in questa mozione non è di non fare più centraline, ma è di fare una vera valutazione della portata del fiume, in questo caso del fiume Serio, ma si potrebbe tranquillamente estendere a tutti i bacini idrici della regione Lombardia, fare un bilancio idrico, sapere che portata c'è, qual è il deflusso minimo vitale e capire se c'è spazio ancora per ulteriori centraline o non c'è spazio. Sulla base di quello fare anche una valutazione di dove possono essere collocate. Sappiamo che la regione ha delegato le sue funzioni e le sue competenze in ambito alla provincia, ma sappiamo che, dato che c'è una verifica da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda la direttiva delle acque e la direttiva VIA sul tema, dato che è stata commissionata giusto un paio di settimane fa dallo stesso assessorato ad ARPA
di fare una valutazione sul bilancio idrico dei fiumi lombardi e ad ARPA si dà tempo 12 mesi per fare questa valutazione, dato che è in corso di costruzione questo bilancio idrico. Quello che noi chiediamo è che in questo periodo, mentre si costruisce il bilancio idrico, ci sia una moratoria, una sorta di moratoria, valuti poi l'assessorato qual è il modo idoneo per intervenire e si blocchi la concessione di nuove derivazioni per 12 mesi, si faccia il bilancio e sulla base del bilancio idrico poi e degli altri strumenti che la regione, di cui la regione si sarà dotata, si deciderà se e come proseguire. Quindi la richiesta è davvero molto semplice e ho visto che c'è stata la condivisione degli altri colleghi di tutti i gruppi. Penso e voglio sperare che ci sia poi anche la condivisione nel momento del voto e che la Giunta prenda a cuore questo problema. È un problema grosso nel nostro territorio, è giusto che si utilizzino questi strumenti per creare energia, è giusto che si valuti però anche l'ecosistema, l'ambiente circostante, è giusto che si valuti anche l'impatto che ha sul turismo e sul territorio. Davvero non chiediamo nulla di folle, chiediamo solo di fare delle valutazioni che peraltro la Giunta ha già dato mandato ad ARPA di fare, di prendersi il tempo necessario per queste valutazioni e con dati reali alla mano e valutazioni reali alla mano che si possa poi decidere qual è la politica energetica e qual è la politica della montagna e dei bacini idrici della montagna da portare avanti nei prossimi anni.